Sofì, e insieme siamo in me contro te. Dovremmo disegnare e l'altro dovrà indovinare cosa stiamo disegnando. E io inizierei subito prendendo questo colore, facendo così. Sembra un albero. No, una persona. Non è un albero. Un fantasma? Non è un fantasma. Dai, è facile. Il signoretto! Sì, indovinato. Quando ancora non sapevamo la sua identità e aveva questo mantello viola. Che paura. Dai, Sofì, il tuo momento. Tocca a me. Dai, le faccio facile, lo indovinerai subito, ne sono certa. Dai. Hai questo mega manifesto libero e puoi disegnare tutto quello che vuoi. Aspetta, ho sbagliato, ok. Vabbè, ma manco il tempo e inizi a sbagliare. È difficile. Ok. Ma che cos'è? Una specie di luna? Una borsetta? Una borsetta? No, lui. Una... Ma non capisco, lui, ma cos'è? Cioè... Non vedi? Guarda, qui ne faccio tanti. No, mancano soltanto 7 secondi. Sembra un po' più playtime, Bravo, guarda che cattivo con quei denti. Ah! Sei stata molto brava, il disegno non era facile. Ti dico solo che era quello più facile che avevo in mente. Ok, allora adesso tocca a me, ti faccio vedere io. Di che si tratta? È una barchetta fucsia? No, non è una barchetta fucsia. Ah, è un viso. Forse, non lo so. Però ah, ma questo è facile. Come si chiama? Mi viene il nome? Miss Kissy, la fidanzata di Wobbly Playtime. Esatto, è proprio lei. Come si chiama? Non mi veniva il nome. Ma anche le sovracciglia arrabbiata. Missy, Kissy. Kissy, non lo so. Kissy? È la tua fidanzata. Ecco. Bruttissima, qua. Mamma mia. Andiamo con tutti qua. Quei denti anche lei. Arrabbiatissima, fa molta paura. Mi metto pure i guanti, quelli che servono per giocare. Uno blu e uno rosso. Ragazzi, ditemi se non è uguale. L'ho fatto identico. Mamma mia, sì, hai ragione, bravissimo. E voi da casa avete indovinato? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ora tocca di nuovo alla nostra Sofì disegnare. Indovinerò subito. Ecco che arrivo, dai. Indovina. Ma cos'è, tipo un ricciolino? Un è riccio? Facile, è facile. Così oppure non sto capendo niente. Ma come così? Ma cos'è? Allora, uno è tipo una molla. Oppure così. È non lo capisco, una U sotto sopra. Dai, lui è facile, dai. Ma che cavolo è? Lui è impegnati. Un ferro di cavallo. Oppure anche così. Ma che sono, capelli? Bravo! Capelli, ma così come lo devo capire? La parola era capelli. Ma sono tutti biondi, era impossibile. Hai indovinato, scusa. Ok, va bene. Erano capelli biondi. Va bene. Allora adesso tocca a me disegnare. Sono carica. Ok, sono pronto. Per questo disegno ho bisogno del colore marrone. Ecco, inizierei così. Poi devo fare così verso l'alto. Ma di che si tratta? Un albero? Non è un albero. Dai, è per facile. Per me è sempre un albero, qualunque cosa. Un albero. È facilissimo, credimi. È uno stivale. È una pallina. Già, hai capito che cos'è? Dai, è facile. È l'Italia. Sì. Ma perché hai fatto la penisola Sicilia, Sardegna e poi hai fatto pure la Corsica, che non c'entra niente con l'Italia? Ma che c'entra? Ma sempre nella cartina si vede che c'è quel pezzettino lì e poi fanno tutte le regioni. Ok, così, va bene. Ho indovinato, ok. Ok, vai Carmina, tocca a te. Cosa stai per disegnare? Dimmi un po'. Allora, sono curioso. Io ho bisogno del colore marrone. Oh no, ma non vorrei mica disegnare una cacca. Zofì, ma cosa stai disegnando? Hai ragione, una cacca. Ma cancella questa cacca, fai un'altra cosa. Va bene. Tu hai disegnato la cacca. Ma dai, questo qua è facile. Ma io posso prendere pure i colori. Lo faccio facile. È un albero. Un albero. Un'altra parrucca. Ma che c'entra? Ma che cos'è? Facile, lui, dai. Ma ragazzi, voi state capendo che cos'è?
sembra... Lo capiscono anche i muri. Uva? È uva, bravo. È uva, ma l'uva non si fa verde. Questa è l'uva acerba, l'uva si Sappi fa che l'uva viola. Può essere verde o può essere viola. Quindi ho fatto quella verde perché è la mia preferita. Ok, va bene, sei stata molto brava. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Tocca bene, vediamo se questo lo indovini. Sono proprio curioso perché secondo me no. Cioè cerco di fare il disegno un po' strano in modo tale che non lo capisci subito, perché altrimenti è troppo facile. Una coda, questa qui si capisce, una codina. Vado lentamente. Ma come... Dai, non puoi già però aver indovinato. È un animale, ma si capisce che è un animale. E non è un animale. Hai fatto le gambe, hai fatto due gambe, un animale ha quattro gambe. E se adesso faccio qua due occhi? Non è più un animale, diventa una faccia. Oh, non so cancellare. No, ho cancellato tutto. Dentista. Devo rifarlo velocemente. Ok, sta va bene. Sta scadendo il tempo. Faccio così, faccio il pennacchio qua. Zap, zap. Poi faccio così. Aspetta, no, ho sbagliato di nuovo. Cavolo, cavolo, cavolo. Guarda che se finisce il tempo hai perso. No, 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 Sofì, dai, è facile. Dai, indovina. Ma indovina. Cos'è? Indovina. Un elefante. Brava. All'ultimo secondo. Ma come ti è venuto in mente di fare un elefante? Non lo so, ma adesso voglio vedere tu cosa disegnerai. Guarda e impara. Ecco che arrivo. Magari cambio prospettiva, mi metto da qui e provo a guardare. Guarda che sto andando avanti. Vedo soltanto l'azzurro, non è che stai facendo per caso un altro aghi o a proprio playtime. No, no, è facile, concentrati. Ma è solo un cerchio azzurro, come faccio a capirlo? Cos'è? Tipo un una mela. No. Ma azzurro, azzurro non può essere. Dai, male. Lui è facile. Ma cos'è? Ma è già finito. Cioè, cosa sì, sono stelline attorno? È un frutto. Tutto? È una domanda. Sì, è una frutta. No, non è un frutto. A me sembra tipo una mela con la fogliolina sopra. O sbaglio? Non è un frutto, concentrati. Per caso questo oggetto si mette nella mano? Bravo! È l'anello! Che sbrilluccica! Come quello secondo. Che mi hai regalato! Ok, ok, è il mio momento, ce la posso fare. Partiamo col rosso. Faccio così. Faccio un cerchietto qui rosso e poi faccio un altro cerchietto qui. Poi prendo questo colore e faccio così. Ma cosa stai facendo? Non te lo posso dire. Ma è di nuovo la fidanzata di Poppy Playtime? No, non è la fidanzata di Poppy Playtime. Ho capito. Piggy! Esatto, sì, lui, esatto, lui. Piggy. È cattivissimo, fa paura pure nel tuo disegno. Anche se non si capisce per niente che è lui. Ma come non si capisce? È perfetto, guarda, gli ho fatto anche la mazza nella mano. L'ho capito soltanto per gli occhi diabolici, ne ha uno rosso e uno bianco. Che l'occhio ha tipo il raggio laser così. Spaventoso! Wow. Vai, tocca a te, è il momento dell'ultimo disegno, quindi mi raccomando Sofì, concentrati, fai qualcosa di difficilissimo che non devo indovinare. È difficile però da disegnare. Appunto, magari così è difficile anche da indovinare. Una vela, una bandiera, un... Aspetta, lo rifaccio. Ma come, già ricominci? A me sembra tipo un fiocco, sembrava. Vai, concentrati. Ma già stai disegnando, cioè io già potrei indovinare che cos'è. Sì. È tipo una, non lo so, una macchia bianca. Non si capisce tanto. Ragazzi, sono confuso, ma è un vestito. E sono delle orecchie queste che stai facendo. Ma cos'è? Non so, una coppa, non lo so, si prende di lato, tipo una tazza. No, niente di tutto ciò. No, ragazzi, è possibile. Può essere anche di altri colori. Non hai indovinato! Ma che cos'era? Una mascherina! Ma che no, non ci assomigliava per niente alla mascherina! È una mascherina! Sì? Allora guarda qua cosa ti disegno io. Provo a indovinare questo, vediamo se ce la vediamo, vai. Sono bravissima, lo sai. Ok. Guarda, faccio così e cos'ha. Poi faccio così e cos'ha. Non fare più cattivi, ti prego. No, non è un cattivo, aspetta. Azzurro e arancione. Sì? Dai, non lo stai indovinando? Ma no! È facilissimo! Dai! Già abbiamo fatto per caso un film? I robot? Ma che robot? Non è un robot questo? La clessidra!
clessidra! Esatto, la clessidra! Mi hai spiazzato per i colori, perché non c'entravano niente questi colori con la nostra clessidra. Ma la clessidra è azzurra perché è il vetro e dentro c'è la sabbia. Ma la sabbia non è arancione! Ma comunque ragazzi, speriamo che oggi adesso ci sia salvato il mio sorriso. Noi vi mandiamo un bacione gigante, ci vediamo domani con la nuovissima avventura. Ciao!